Angelo Gregucci, innanzitutto complimenti mister per questo successo, tabù trasferte sfatato, ma soprattutto una prova di forza culminata con la rete di Casasola. Sì, una prova di squadra, di compattezza, anche dopo un avvio un po' così e così. Poi abbiamo trovato geometria, abbiamo trovato distanze, abbiamo trovato opportunità da rete già nel primo tempo, però mi va da elogiare i ragazzi per il comportamento di squadra, non hanno mollato centimetri sul campo, hanno sempre letto bene le situazioni, sono ripartiti con grande pericolosità, c'erano le gambe perché anche quei 6 minuti di recupero la squadra aveva condizione e quindi non è che non abbiamo fatto niente, abbiamo vinto sul campo della prima in classifica, però bisogna rimanere coi piedi per terra, bisogna lavorare molto, la prossima partita è già una partita complicatissima, però ripeto, se noi abbiamo questo atteggiamento e questi comportamenti sul campo ci lasciano ben sperare. Prima delle domande da studio, mister ha puntato molto, sin da subito, avvio della sua nuova esperienza a Salerno, su Andre Anderson, un giocatore che ha dato tantissimo anche questa sera. Per me è un ragazzo che sa giocare a calcio. E anche Javan Anderson in quella posizione, maggior filtro al centrocampo, peccato poi aver perso HPAC Pro nel corso del match, Andre Anderson ha realizzato una rete determinante per il pari. Questo purtroppo sarà un aspetto da valutare bene perché ci saranno esami strumentali, ma penso che su ACPA, spero di no, però mi sa che ci siano dei problemi seri. Domande da studio, mister, l'auricolare. Sì, mister Sonia Lantella, buonasera, intanto complimenti per questa vittoria, come diceva il collega, sfatata il tabù trasferta, una Salernitana che era un po' in emergenza, con qualche assenza, ben messa in campo, grande personalità mister, tra l'altro c'è da dire contro un Palermo che nel secondo tempo, quando è andato in difficoltà, è stato un po' troppo fisico, insomma. La Salernitana ha perso HPAC Pro, ma ha rischiato, insomma, qualche altro giocatore. Era veramente diventato... Si vedeva un Palermo in difficoltà. E, insomma, vederla da casa, Luca, tra l'altro, la capolista, così piegata, sicuramente una bella partenza in questo girone di ritorno per la Salernitana. Sì, ma il Palermo è una squadra che ha struttura, Palermo è una squadra che mette molta fisicità sul campo, però noi, ripeto, siamo stati bravi a leggere le situazioni, a non arretrare troppo, a cercare di ripartire in modo pericoloso perché avevamo gambe. E questa sera i ragazzi hanno il mio personalissimo complimento perché gli ho sempre esortato ad avere coraggio, a provare anche le giocate più complicate perché hanno qualità e quindi devono avere un po' più di coraggio. Non mi è piaciuto forse l'approccio alla gara, i primi 15-20 minuti l'abbiamo subita quella fisicità e quindi potevamo fare meglio. Bisogna avere più consapevolezza, bisogna lavorare perché durante la settimana bisogna lavorare per migliorare un po' di palleggio. Avere il coraggio che dico è avere giocate più logiche, avere posture del corpo migliori perché ci sono dei ragazzi che hanno qualità nell'uno contro uno e vanno sfruttati. In gol sembrava è ancora in partenza, possono cambiare gli scenari dopo questa rete? Questo non lo so, di mercato non, io ho parlato con la società, il mercato lo fa il direttore, io comunque ho parlato con la società, col presidente e con il direttore, quindi loro sanno quello che io penso, non lo so, il destino dei miei calciatori in questo momento a mercato aperto non lo so e non mi va neanche di parlare perché ci sono trattative in corso, però questo è lo spirito della Salernitana, al di là di chi giocherà. Voglio una squadra che sia coraggiosa, battagliera, voglio una squadra che sappia sempre vendere cara la pelle e poi alla fine vedremo, faremo i conti.
mister, complimenti anche da parte mia. Oggi la Salernitana mi è piaciuta soprattutto il secondo tempo, forse è stato il più bello del tutta di questa giornata andata, perché ho visto una bella squadra capace anche di ordinata, è riuscita anche a ingabbiare il Palermo, quindi complimenti per la prestazione, complimenti per il cambio, perché comunque il cambio è stato anche una sua, la vittoria, anche una scelta di mister Gregucci, che è stato bravo a buttare la mischia a casa sola, quindi bravo anche il mister. La mia domanda è questa: se con la gara col Pescara, quel gol che aveva riaperto sul 2-0, aveva riaperto la gara, no? Con il gol del Pescara sul 2-1, quindi chiaramente il Pescara è entrato con più vivacità nel secondo tempo, quel gol era servito psicologicamente al Pescara, ha battuto la sua squadra. Invece questa volta è stato inverso, la Salernitana è riuscita a pareggiare la gara contro nel finale di gara del primo tempo e poi è stata brava nel corso del secondo tempo poi a colpire, quindi questa volta la fortuna ha aiutato più i Granata. Sì, no, Luca, è evidente, quando parlo di lettura di situazione, una squadra matura deve saper leggere bene quelle situazioni. Nella gara passata in casa, appena andati sul 2-0, dopo 30 secondi prendi il 2-1 con squadra schierata, certo che è un macigno a livello psicologico, infatti quell'episodio ha determinato la gara e soprattutto il cervello dei miei giocatori, ma il calcio è questo, il calcio purtroppo è così. E quando parlo di maturità, di lettura di situazione, intendo dire proprio questo: bisogna mai regalare centimetri, mai mollare, bisogna soprattutto nei momenti dove c'è da soffrire, bisogna chiamare tutto l'esercito a combattere, stare nei ranghi e serrarli. È proprio questo che volevo dire quando parlavo di lettura di situazione. Va bene. Perfetto, va bene mister, ancora complimenti e grazie. Chiudere, possiamo anche dire che già sta pensando al futuro, la vedo già proiettata a quello che devono essere i nuovi step di questa formazione. Da domani, per stasera godiamoci la vittoria.